Questo è enorme. No, caro. Normalissimo. Perfettamente secondo il gioco delle parti. Io la mia, lui la sua. Romolo Valli è il vero protagonista di questa serata. Il suo Leone Gala, essendo probabilmente il risultato più maturo della sua carriera d'attore, certamente uno dei più sconvolgenti per i nostri pubblici. Lo studio di questo personaggio straordinario si è sviluppato proprio sulle direttive che Raimondo ha indicato. Il rifiuto dello psicologismo è una ricerca di astrazione che eliminasse qualsiasi equivoco naturalistico. In realtà avevamo fatto una scoperta che apparentemente può sembrare molto banale, molto semplice. Ci eravamo accorti che in Leone Gala, ragionatore inflessibile, analizzatore spietato dei propri mali, delle contraddizioni della sua vita, si nascondeva una intuizione feroce e dolente, e cioè che la ragione, anziché fornire un conforto alle contraddizioni dell'anima, era una specie di inevitabile conferma, una specie di strumento per approfondire e per dare ineluttabilità di evidenza al dolore. Cioè, la ragione non è più una specie di conforto che serve per superare con serenità il male e le contraddizioni della propria anima, ma è una specie di controllo inevitabile di questo dolore. E Leone Gala segue questa direttiva della ragione fino alla distruzione della trama altrui, la distruzione dell'amante di Silvia, che viene portato al macello, secondo una battuta del testo, quasi veramente innocente vittima, distrugge evidentemente la vita di sua moglie e distrugge la propria, e cioè è lo spietato esecutore di una sentenza di cui è vittima egli stesso. In questa scoperta della ragione come strumento di analisi del proprio male, e direi sta proprio il modulo di recitazione e di studio che ci siamo imposti. Allo stesso modo come nel rappresentare il personaggio di Silvia Gala, che in contrasto col marito Leone rappresenta la irrazionalità, l'impulso femminile, una specie di accanimento nel procurare al marito il dispetto determinato proprio dalle angherie sottili che lui ha imposto alla moglie, nella rappresentazione di quella irrazionalità anche lì la regia non si è servita di uno psicologismo che poteva sembrare istintivo e naturale, ma l'ha raccontata quella irrazionalità attraverso la recitazione di Rossella Fal, che voi vedrete, attraverso degli stilemi, attraverso una stilizzazione che non ha niente a che vedere con l'accezione psicologica normale di un personaggio di quel genere. Stai pur sicura, cara, che io dormirò. E al mio solito, sai? Senza sogno.